Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». La trasfigurazione è un'esperienza dello Spirito che mostra il volto di Dio e guida alla verità su Gesù. La visione è un'esperienza globale che coinvolge l'uomo nella sua interezza. A Gesù il Padre rivela la sua realtà di figlio e la sua vocazione a salvare il popolo dai suoi peccati, secondo la figura del servo annunciato da Isaia. I discepoli, rianimati dal tocco del Signore, riconoscono la rivelazione di Dio e si ritrovano con Gesù solo. Sono usciti dalla visione che devono conservare per annunciare al mondo chi è Gesù. A noi cristiani, nel tempo di Quaresima, è data la possibilità di rivivere questa esperienza come i tre discepoli, perché possiamo vedere in Gesù il Figlio, il servo del Padre che salva l'umanità dal suo peccato.